Buonasera ai telespettatori di TV Luna, ben ritrovati al consueto appuntamento con Luna Polis. Siamo in compagnia di un giovanissimo, possiamo dirlo, scrittore, Christian Di Masi. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie, Christian. Christian è al suo romanzo d'esordio con la società editrice 100 Autori e ha pubblicato proprio in questi giorni Amando e Lottando, un mondo fantastico. Leggo una moderna epopea d'amore e di guerra. Ma ovviamente non voglio aggiungere altro perché ne sapremo di più di questo romanzo nel corso di questa piacevole chiacchierata con l'autore, appunto lo ricordo, giovanissimo. Christian, come nasce innanzitutto questo incontro con la 100 Autori e come nasce soprattutto l'idea di questo romanzo, lo ricordiamo, un genere fantasy? Io ringrazio te Emilio e ringrazio TV Luna innanzitutto e buonasera a tutti. Io ho cominciato a 20 anni a scrivere per un web magazine di cultura campana che è www.napoleontheroad.it, che peraltro è anche gestito da un'altra casa editrice, cioè la Kairos Edizioni Napoli. E pian piano scrivendo sono venuto a diciamo a contatto con determinate personalità che lavoravano nel mondo dell'editoria, tra cui Aldo Putignano, che è stato diciamo un po' il mio mentore in questo contesto. Mi ha presentato a 100 Autori, abbiamo lavorato comunque su questo romanzo 1 anno e mezzo almeno, ci ha tolto molto tempo. Però poi ne è uscito un bel lavoro, hanno fatto anche una presentazione insomma contestualizzata, il Maschio Angioino penso che sia una location idonea quantomeno comunque per un Comunque romanzo del prestigioso, genere. certo. Tra l'altro romanzo un genere nuovo per Napoli, non nuovo in generale, però per Napoli un genere particolare. Sì, è vero, diciamo che Napoli e in generale gli italiani non hanno delle forti icone, diciamo, del genere fantasy. Infatti, quando in genere si parla di fantasy e si pensa all'Italia, si pensa necessariamente a Alice Troisi. Poi io come italiano medio posso conoscere un Tolkien oppure un Terry Brooks, ma non vado oltre. Però noto che soprattutto con l'avvento della nuova rivoluzione del cinema, soprattutto con l'avvento di tutti questi nuovi film, vedo un interesse crescente, anche in ambito fumettistico per esempio, per il Certo. fantasy. Personalmente sono sempre stato affascinato dai miti greci, dai fumetti, dai film. Ricordo Independence Day, che è uno dei film che più mi ha dato l'idea della maestosità. Diciamo di queste nuove ere tecnologiche di effetti speciali. Ovviamente però il progetto è più ambizioso, napoletano è l'autore, ma ovviamente il romanzo si rivolge a una platea ben più vasta. Sì, diciamo che la 100 Autori ho avuto la fortuna che è un editore nazionale e è stato, diciamo, Aldo a chiedermi per la prima volta quanti sarebbero stati i romanzi di questo ciclo chiamato Eris. Non gli ho saputo rispondere per il semplice fatto che una volta che una persona elabora una cosmologia, io è questo che ho voluto creare, non una storia, ma co una cosmologia con un passato, delle storie da raccontare, una base solida per far camminare da soli i personaggi. I personaggi sono arrivati a un certo punto e hanno cominciato a camminare da soli. Infatti, il seguito del primo romanzo, Amando e Lottando, è praticamente già in cantiere. Ecco, tu dicevi, Amando e Lottando è inserito in realtà nell'ambito di un progetto più ampio, un progetto chiamato Eris. Eris perché? Eris ricorda la dea della mitologia greca, della discordia, colei che con la sua mela causò la disputa tra Artemide, Atena ed Era. E quando ho pensato ad Eris, ho pensato al concetto generale di contesa, di discordia, però l'ho voluto attualizzare, l'ho voluto trasformare in incomprensione tra gli uomini. Diciamo che nell'ambito delle relazioni umane, anche politicamente parlando, è un concetto ricorrente e quindi sulla base proprio dell'incomprensione si muove ogni evento di questo romanzo. Penso che sia adatto a un pubblico abbastanza giovane perché i giovani oggi hanno anche un po' di difficoltà nel comprendersi tra di loro e nel comprendere. Oggi, se noi leggiamo un romanzo del genere, se un ragazzo, un figlio legge un romanzo del genere, io penso che possa tranquillamente rispecchiarsi in uno dei personaggi che io descrivo. È molto interessante perché penso che come punto di forza abbia in primo luogo il senso della crescita dei suoi personaggi. Dylan è un ragazzo la cui vita sembra normale, sembra
un ragazzo apparentemente senza problemi, poi però deve affrontare questa prova mille volte più grande di lui, si potrebbe dire, e chiaramente per affrontare questa prova dovrà prepararsi e quindi crescere. E penso che in un libro, così come in un film, sia importantissimo il senso di crescita, perché è la crescita che dà il senso della morale. Ecco, tu già hai fatto riferimento ad uno dei personaggi di questo romanzo, ma prima di aggiungere ulteriori elementi, ma non troppi ovviamente, perché l'invito è a leggere questo romanzo fantasy, ma soprattutto ad acquistarlo. Ecco, come nasce questa passione, questo amore per la mitologia? L'amore per la mitologia nasce in realtà dai libri che mi leggeva mia madre, perché avevamo un vecchio libro di miti greci, e ricordo che ogni giorno, quando non avevamo niente da fare, me ne leggeva uno. Poi piano piano mi sono avvicinato ai fumetti, c'era il giornalino delle edizioni San Paolo quando eravamo piccoli. Io leggevo poche schede di istruzione, ma leggevo molti fumetti. Piano piano, crescendo, ho acquisito una grande passione per la lettura, per il cinema, per i fumetti, e è continuata così. Piano piano poi ho deciso di mettere su una storia tutta mia, perché le idee c'erano. Penso che l'impegno più grande è stato che ho, diciamo, messo in questa mia opera è stata proprio trovare la costanza per continuare a scrivere e non fermarmi mai, insomma. Ecco, mitologia da un lato, dall'altro ovviamente il fumetto anche, perché no, ma soprattutto anche questo leitmotiv, un po' la religione, insomma tutto un genere. Sì, è vero, anche la religione ricorre in questo libro. Diciamo che ricorre in primo luogo in senso lato, perché oggi si parla tanto di valori, di etica e di cristianesimo. Io penso che nell'ingenuità dei miei 18 anni ho dipinto dei buoni cristiani, nel senso delle persone che vivono in rettitudine o che comunque cercano di costruire intorno a sé un'armonia, di cui poi il titolo Amando e Lottando. Per quanto riguarda la religione, diciamo, c'è un concetto che ricorre e fa da fulcro per il continuum della storia. Infatti, arrivati a un certo punto, si parla della creazione di due umanità, perché c'è una teoria, è soltanto una teoria, di cui sentivo parlare ai tempi del liceo, secondo cui Dio ha creato due umanità, perché c'è lo stesso passo della creazione dell'essere umano all'interno della Genesi, in cui Dio fa la stessa cosa, cioè l'uomo, in due modi diversi. Sulla base di questa piccola teoria, ho elaborato la creazione di queste due umanità, ossia di quella normale e di quella con la scintilla divina al suo interno. Quella con la scintilla divina è quel genere umano che poi si è contrapposto a Dio, perché è più potente. E sulla base di questa poi mi sono riallacciato all'elemento che poi è presente in tutte le religioni, che è il diluvio universale. Di qui il mito dell'ultimo immortale, Aftitos, che ogni 300 anni si reincarna appunto in Dylan. Ecco, diciamo, tra l'altro tu parli dei tuoi 18 anni, ma non dimentichiamo, oggi ne hai 23, insomma, parliamo di un periodo, un lasso di tempo, insomma, non eccessivo. Ecco, ma tra l'altro, insomma, l'altro personaggio che compare in questo romanzo, oltre al Dylan, è Moira anche. Sì, Moira è l'alter ego, praticamente, lo specchio di Dylan, però percorre, ecco, un'esperienza diversa, nel senso che Dylan ha la fortuna di avere delle guide nel percorso che lui percorre. Moira, che di indole è buona, è un personaggio comunque positivo inizialmente, ha una trasformazione, chiaramente questo lo porta su una via non retta come quella di Dylan. Di qui poi la contrapposizione che si avrà tra questi due personaggi, che sfocerà nell'incontro finale tra loro. Ecco, diciamo, questi due mondi paralleli che poi si incontrano, si scontrano, che cosa succede? Sì, diciamo che sono due mondi, uno che è simile alla nostra modernità, si potrebbe dire. Se noi guardiamo questo romanzo scorgiamo molto anche della nostra Napoli, dei problemi dell'Italia anche in generale. L'altro mondo è una sorta di universo fantastico, appunto. Sono due mondi collegati tra di loro da un cancello, e questo cancello è un tramite noto soltanto a poche persone. Infatti c'è tutta una gerarchia di persone, quali il superiore, i guardiani, e questi hanno insieme il compito appunto di proteggere questo varco. Diciamo che il legame tra due mondi però non è qualcosa che si limita al ponte che li unisce, è qualcosa che va oltre, nel senso che le crisi dell'uno si riflettono sull'altro. Infatti la crisi che
si sta, diciamo, verificando sull'UD, poi avrà degli influssi anche abbastanza influenti stesso sulla Terra. Vabbè, noi ovviamente non aggiungiamo altro, l'invito è a leggere il romanzo, il primo romanzo del nostro carissimo ospite di oggi, Cristian Di Masi. Lo ringraziamo per essere stato in nostra compagnia. Cristian, tra l'altro, Grazie. proprio in questi giorni sarà impegnato anche a San Giorgio a Cremano dal 9 al 12 con una manifestazione di arte letteraria che è dedicata appunto ai giovani autori emergenti. In bocca al lupo per le sfide che ti attendono, Cristian. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Ovviamente un grazie a voi tutti per averci seguito. Crepi, Buonasera. grazie Emilio. Buonasera.